Piero, allora, avete vinto la partita quando avete imposto al Bolzano un ritmo per loro insostenibile. Sì, ma tutta la settimana che allenavamo questo in partenza e seconda fase, che sapevamo che loro erano 7 giocatori e non potevano tenere per 60 minuti. Ci è andata bene, il primo tempo abbiamo un po' partito, non so, la stanchezza, ci siamo andati un po' contratti in campo, il secondo tempo siamo entrati più sciolti, abbiamo dato un po' di vantaggio, un po' di velocità alla palla, abbiamo preso un po' di vantaggi che alla fine ce ne è stato vincente. Un po' di rammarico per qualche risultato negativo nelle scorse partite? Ma sì, un po' di rammarico c'è sempre, però la cosa che mi fa felice è che ogni partita è il massimo, usciamo sempre a testa alta, perdiamo per episodi, non perdiamo mai per l'arbitro svantaggio o per altre cose. Allenandoci meglio sicuramente fino alla fine del campionato possiamo puntare a fare il playoff in quarto. A quanto pare il quarto posto potrebbe significare promozione diretta se si farà questo allargamento di cui tanto si parla, quindi per voi è uno stimolo in più? Sì, per noi è uno stimolo in più sicuramente, noi ci abbiamo delle ambizioni societarie che per salire, facciamo di tutto per arrivare al 2024, ci alleniamo, anche vogliamo un po' di fortuna perché vedendo quello che è successo con Arto ci manca una pedina importante che ci viene a mancare nel momento cruciale della stagione. Grazie.